Prendiamo le misure al Natale e ritroviamo le tradizioni con equilibrio, senza inutili eccessi. Diciamoci la verità, a Natale oltre ad essere tutti più buoni dovremmo essere anche un po' meno dolci. Le impennate glicemiche di questo periodo superano gli sbalzi climatici e quelli di umore. Per affrontare la bilancia con sorriso è importante curare la nostra alimentazione durante tutto l'anno in modo da poterci concedere qualche sfizio in più durante le feste in compagnia di parenti e amici. Ma se questo Natale avesse il gusto di sempre con un carico glicemico più basso, con meno zuccheri, le soluzioni per ridurre la quantità di zucchero esistono e vengono dal lavoro che ho iniziato più di 10 anni fa. Oggi voglio farvi il mio regalo di Natale con una ricetta veramente sana e gustosa. Il plum cake alla cannella. La ricetta la trovate in descrizione ed è il frutto della ricerca della classe del corso di pasticceria della scuola A tavola con lo chef. Obiettivo: rendere il Natale più leggero, dosando zucchero e grassi secondo i parametri dei principali enti di competenza come l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Società Italiana di Nutrizione Umana, quanto per citarne alcuni. Con una porzione di plum cake di 40 grammi introduciamo la giusta dose di zuccheri, grassi e fibre. Inoltre possiamo arricchire ulteriormente la ricetta, se ci va, di elementi funzionali e nutraceutici che apportano importanti benefici alla nostra salute. Visto che ci siamo, completiamo con qualche consiglio per affrontare al meglio la battaglia calorica natalizia. 1. Prediligi ingredienti sani e di qualità. Olio extravergine d'oliva di annata e ben conservato. Chiudiamo sempre bene il tappo. Alimenti fermentati come il kefir, frutta secca e semi. 2. Riduciamo il consumo di carni rosse bruciacchiate, prediligendo tagli di qualità da consumare crudi come tartare oppure cotte sotto vuoto a bassa temperatura e la cottura ad aggiungere sostanze tossiche cancerogene. 3. Riduci le quantità senza eliminare i carboidrati. Molte persone credono che eliminare carboidrati sia una strategia vincente per perdere peso. Niente di più sbagliato. I carboidrati infatti sono molto importanti in una dieta ed eliminarli del tutto è controproducente perché il metabolismo rallenta e l'effetto yo-yo è dietro l'angolo. 4. Sfrutta la stagione fredda per zuppe di legumi e pasta ricchi di fibre che riducono l'impatto degli zuccheri natalizi. Pasta e fagioli, pasta e piselli, ceci sono piatti completi, basterà aggiungere un cucchiaio d'olio extravergine. 5. Bere la giusta quantità di acqua. Ci hanno sempre detto che dobbiamo bere molto, dobbiamo bere 2 litri d'acqua al giorno. Non è così, ognuno di noi ha esigenze diverse. Ad esempio, le donne che soffrono di ritenzione idrica dovrebbero bere poca acqua e l'acqua dovrebbe avere un basso residuo fisso. Ok, invece a tisane ed infusi aromatici, sempre senza zucchero. Diamo un'occhiata all'etichetta. Ultimo, ma non per questo meno importante, per recuperare dagli stravizi, evitate di fare diete chetogeniche e digiuni prolungati. Trascorse le feste, se proprio volete digiunare, iniziate dagli alcolici. 12 giorni alcol free rigenerano gli enzimi epatici e preparano il fegato al nuovo anno. Con questo video vi auguro buon Natale e vi do appuntamento a gennaio per rimetterci in sesso tutti insieme una volta per tutte.